Buongiorno, ciao, come state? Tutto bene? Ci ritroviamo oggi nel nostro post per raccontare un po' quello che ci siamo detti quest'oggi. Intanto si partiva dalla mia domanda: qual è la vostra fatica più grossa? E nel corso della mattinata, della vostra ora insieme, mi avete risposto. Intanto devo dire che anche quest'oggi eravate tantissimi, come seconda puntata dopo la ripartenza, dopo le vacanze estive, mi ha fatto piacere. Abbiamo chiacchierato di tantissime cose, partendo anche un po' da qualche mia domanda, insomma, che vi ponevo per capire un po' se la vostra giornata era iniziata nel migliore dei modi. Ad esempio, mega naturista, aveva già fatto i suoi 30 km di bicicletta nel Parco del Fiume Ticino. Guardando un po' quelli che erano i colori autunnali che sono partiti anche dalla mia maglia, se vogliamo, e insomma, in qualche modo sì, ho detto che oggi eravamo un pochettino più autunnali colorati, anche se in realtà calze e scarpe chiuse non le ho ancora messe perché voglio ancora essere con un piede nell'estate, ma tutti siamo stati concordi nel dire che in qualche modo l'autunno è il periodo in cui i colori sono migliori e sono più belli. Ho ricordato il foliage, questi viaggi anche sui trenini, ma sicuramente abbiamo ricordato che il fatto di andare nella natura in questo periodo con questi colori è qualcosa che ci mette anche tranquillità e bellezza. Poi, cosa abbiamo detto? Ah, sì, poi abbiamo parlato di Scozia perché, insomma, io così parlando un po' con voi chiedevo. Insomma, qualche informazione sulla Scozia, dicevo che volevo andare in Scozia adesso il ponte dell'8 dicembre con le mie figlie, ma in realtà è tutto carissimo. Peter ci ha fatto il viaggio di nozze, ma il nostro amico Aberdeen, che è proprio scozzese, ci ha detto che Edimburgo è bellissima, Glasgow è differente e la gente ad ovest è molto meglio. Quindi penso che lui abiti ad ovest, così ho inteso che potesse abitare ad ovest e quindi ci dava anche questo informazione, mentre poi a Maestro Domenico Guarini ho chiesto come era Maestro Domenico, ho chiesto come era andata la scorsa settimana proprio a Pinerolo e insomma le due ragazze sono laureate con 110 lode, quindi è stato qualcosa di bellissimo e di perfetto. E poi c'è chi ci ha raccontato che ha cambiato un po' il suo modo di lavorare, nel senso che ha chiuso il ristorante che aveva per aprire un altro 600 metri di distanza che aprirà il 1° dicembre e dove per l'estate spera di aprire anche un bed and breakfast. Quindi Luciano, insomma, verremo a trovarti, grazie perché ci ha dato anche delle indicazioni di dove andare questo bed and breakfast. Poi Afonso ci dice che è andato 13 volte a Londra, ma mai in Scozia, quindi siamo in due, anche se io non ci sono andata 13 volte. 13 volte sono tantissime, Afonso. Mega naturista, insomma, ci ha raccontato anche di un'escursione che aveva fatto anni fa riguardo alla Valsesia, poi era andato sul Monte Rosa ed era rimasto estasiato da questa catena appunto del Monte Rosa, al che io mi sono ricordata di quando ero andata sul Monte Bianco. Effettivamente arrivare in cima ed essere immersi in questa pace, tranquillità, dicevo, sono rimasta estasiata così vedendo solo la Sagrada Famiglia e il Monte Bianco, quindi insomma questo senso di potenza, di maestosità, ma anche di sentirsi soli anche se sei in mezzo a tanta gente, non so, era una strana sensazione. Poi Eugenio. Dunque, cosa ci diceva? Ah, beh, Eugenio ci diceva che abbiamo parlato anche di Wonder Woman ed Eugenio mi ha mandato anche un link dove si parlava di Wonder Woman e si diceva che avevano deciso addirittura di eleggerla così donna delle Nazioni Unite. Poi in realtà c'è stata una petizione che ha fatto sì che insomma questo non succedesse perché era una persona di fantasia e non era reale.
reale. Io ho detto, ci sono tante donne che sono Wonder Woman e sono realissime, insomma, non vengono sempre troppo considerate, ma per me Wonder Woman è una, insomma, una gran donna, in generale, anche per i suoi pensieri. Poi c'era Federico, che era la prima volta che ci seguiva, e quindi abbiamo fatto un po', come si dice, il battesimo della prima diretta. Chi nella, dicevamo allora sul fatto della fatica, beh, Luciano diceva la fatica, insomma, del trasloco che sta facendo adesso. Mirko ci diceva che fa fatica ad alzarsi dal letto, quanto lo capisco, hai proprio ragione. Roico che dice fa fatica a fare le cose perché ne ha 100.000 in testa, insomma, e ne pensa altre, quindi non riesce a fare quelle che aveva ancora in mente o iniziato, insomma, quindi deve tenersi un pochettino lì e rivedere le cose, ma allo stesso tempo Megara Turista ci diceva che le cose sì, fa fatica, ma se sono belle alla fine fa piacere farle, la fatica poi tutto questo svanisce, ed è vero. Luciano ci ha dato poi anche dov'è il suo ristorante, al vecchio scalo Gia Balostro, via Serti 27, Isola del Cantone a Genova. Poi vediamo un po'. Federico che mi diceva che non è riuscito a beccarmi a Villa Simius, mannaggia. Maurizio che ha dato il Cosmo Prof, ma anche lì un po' la tristezza che purtroppo le fiere, insomma, non sono più quelle di una volta, c'è anche stato un po' di, diciamo così, di chiusura, meno stand, e sì, purtroppo sì. Avete scritto tantissimo, mi avete fatto anche i vostri menù, trofi al pesto, pesce, il tutto innaffiato dal pigato delle Cinque Terre, niente male. E poi Megan Naturista mi ha ricordato e mi ha bacchettato perché non l'ho detto, allora lo dico adesso, di mandare a emmacalibuno@libero.it le vostre ricette, le vostre foto, i vostri ricordi vari, quello che avete per... così ci piacerebbe fare un libro natalizio e il ricavato destinarlo in beneficenza. Quindi, insomma, questo è un po' quello che, diciamo, ci piacerebbe fare. Per il resto, vediamo un po', mi sembra di avere detto quasi tutto, insomma, questo e tanto altro ci siamo raccontati. Ci ritroviamo martedì prossimo, quindi vi ringrazio come sempre di essere stati in mia compagnia. Dicevo, ci ritroviamo martedì prossimo, troverò un altro tema da trattare e naturalmente spero che siate in tanti anche martedì. Se volete potete seguirmi come sempre anche su Patreon. Un bacio grande, ciao, alla prossima. Ciao! Vi aspetto, eh!